Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Qui come Velox, io sono qui ragazzi a portarvi un video un po' particolare ragazzi. Questo è il primo video che faccio con un account che non è il mio. Sono con un account di un ragazzo che si chiama Riccardo e che ringrazio infinitamente, che mi ha contattato su Instagram e mi ha proposto di usare il suo profilo. Perché me l'ha proposto? Perché in pratica ha trovato nelle casse una variante per l'SG12. L'SG12 ragazzi è questo pompa qua, il secondo pompa, e lui ha trovato appunto una variante, questa qua, Kilcano, che è molto strana come cosa, perché di fatto non è presente nel gioco, nel senso, cioè se tu vai nelle armi io non ho mai vista questa arma qua. Oltretutto nel mercato nero non la si vede, cioè nel senso non c'è. Lui l'ha probabilmente trovata in una cassa totalmente a cazzo di cane, questa qua, a livello 53, ed ha aperto sto pacchetto qua e ha trovato questa variante qua. Questa cosa mi ha lasciato molto perplesso, perché vuol dire che nel gioco ci sono tante varianti, tante armi che non conosciamo e che si trovano casualmente nelle casse, quindi non sono soltanto quelle che vediamo qui o quelle che vediamo appunto tra le classi, tra le armi. Ci sono delle varianti che non conosciamo, e in questo caso lui appunto ha trovato questa variante per l'SG12, che si chiama appunto Kilcano, e che presenta dentro di sé chiaramente due mimetiche particolari: la mimetica avanguardia e la mimetica bombox. La mimetica avanguardia si fa uccidendo 100 attaccanti e 100 difensori, mentre l'altra uccidendo semplicemente 50 nemici. Ora faremo una partita con una e una partita con l'altro, e utilizzeremo prima una mimetica e poi un'altra, perché io ancora non le ho provate, quindi le proveremo in una partita. Ok ragazzi, ho cambiato programma, invece delle TCT sono andato in dominio, perché di base ho il sospetto che per poter animare la mimetica, che ora vedremo insieme, eccola qua, la mimetica col ninja, bellina, molto bellina, ninja ha fatto veramente bene, i colori non mi fanno impazzire sinceramente, però ninja è figo come l'hanno fatto. Cioè, siccome per sbloccarlo, visto che lui ha dovuto ammazzare attaccanti e difensori, ho quasi il sospetto che appunto per farla ci sarà bisogno di ammazzare delle persone che siano appunto attaccati ai difensori, quindi vicino alle bandiere, persone vicino alle bandiere. Quindi ho deciso di venire qua in dominio e proveremo entrambe le mimetiche in questa partita chiaramente. Sarà dura giocare con il pompa in dominio, però possiamo provare raga. Probabilmente devo ammazzare un tot numero di attaccanti e difensori per farla animare, solo che non sappiamo quanti. Ok, questo era forse un difensore quello. Boh. No, vabbè. Noi killiamo ragazzi, non so poi come diventa. Comunque, volevo chiedere a voi un parere riguardo a sta roba delle varianti sbloccabili. Cioè, io sono arrivato alla conclusione che molto probabilmente ci sono tante variabili che non conosciamo e che sono appunto sbloccabili andando avanti, ecco, nel mercato nero, che si trovano nelle casse e che però appunto non vediamo. Quindi ho questo presentimento qua. Ditemi se secondo voi è così, nel senso, e di base, se no come si potrebbe spiegare il fatto che lui ha trovato questo fucile a pompa che non c'è tra le armi, cioè non lo so. L'arma sta animando, no? È sempre uguale, non è cambiato nulla, raga. Forse devo veramente ammazzare attaccanti e difensori, ma non lo so. No, io non ho idea nemmeno se si animi, a dire il vero, cioè non ho proprio idea. Ho un approvvigionamento. Fino qui. Sta facendo una bella strage sta parere. Quanto siamo? 10-2. Una bella strage. Considerando l'arma che stiamo utilizzando, forse si deve considerare strage anche. Ok. Oh, mi sembra sempre No, aspetta un po'. È sempre fottutamente uguale, raga. Non è cambiato proprio niente. Oh, raga, stiamo facendo un casino, però l'arma non cambia. Oddio. Non lo so. I don't know, sinceramente. I don't know. Tutto che sto killando delle persone vicino alle bandiere, che dovrebbero essere identificati come difensori dal gioco. Cioè, se io ora mi metto qui, no? Vaffanculo. E ammazzo uno come ho fatto prima, dovrebbe essere considerato come difensore dal gioco. Quindi non capisco bene con quale criterio sta roba. Vaffanculo. Boh, sempre identica, ragazzi. Comunque, non è cambiato niente. Li sto massacrando, ma sembra che abbiano potenziato il pompa. Voglio aspettare che qualcuno, qualche nemico. Ok, questo non muore, questo andrà sicuramente sulla bandiera, mo. Ok. Oh sì, vedi, lo sapevo, è cambiata. In pratica ti conto soltanto le kill fatti agli attaccanti, appunto i difensori, cioè gente che sta attaccando l'obiettivo che lo sta difendendo. Se non sono tra quelle persone, la kill non conta appunto per l'evoluzione dell'arma. Cazzo, ma sono morto e tornata normale. No, vabbè, che inculata, non ci credo. Sono morto e è tornata normale, raga. Che cosa strana. Ora, prossimo side, comunque guardiamo anche l'altra. L'altra variante, ragazzi. Oh, mi sembra di essere diventato fortissimo con quest'arma.
Vabbè, ma cazzo, è pieno di gente qui. Va bene, cambiamo classe. Ok, sono un idiota, non mi sono messo l'altra variante, ragazzi. Sono proprio un idiota. Sono un idiota, devo quittare dalla lobby perché non ho messo l'altra emetica, ragazzi. Vabbè, comunque, per la prima emetica abbiamo visto che killando, appunto, in prossimità delle bandiere, degli obiettivi, eccetera, se dalla emetica cambia e cambia colore. Però, devo dirvi la verità, ripeto, è figo il ninja, ma come emetica in sé non è tanta roba. Ora mettiamo l'altra, invece, l'altro colore, questo qua, Bombox. Che si presenta così. Non è male, è un po' incasinata, però ci sta, sta fresh. Ok, ragazzi, siamo in una partita di TCT, visto che comunque dobbiamo semplicemente fare delle kill, visto che ormai abbiamo appurato appunto che per quanto riguarda appunto queste mimetiche qua, queste varianti qua, per poter animare le mimetiche che si sbloccano bisogna fare delle cose inerenti alla sfida per sbloccarle. Cioè, se per esempio la mimetica si sblocca facendo delle kill, killando tu appunto la animi. Quindi andiamo appunto a provare questa mimetica qua e vedere appunto come si presenta, ecco, dopo aver fatto determinate kill. Eccola qua. Questa è la versione base, bella, bella cazzuta. Molto più figa dell'altra, sinceramente. Non c'è proprio paragone, ragazzi. Non c'è proprio paragone. Dai, però. Non c'è veramente paragone rispetto all'altra. Ok. Via. Spazzati via, cazzo. Andiamo qui al centro. È cambiato qualcosa? No, identica. Anche adesso uguale, ok. Io la controllo sempre, lo sapete perché. Vabbè, ragazzi. Cambia. Oh. Ti è diventata tipo una strobo mimetica, ragazzi. Minchia che ignorantata sta mimetica, raga. Mamma che ignorantata. È troppo ignorante, raga. Cioè, già ignorante di suo. Cazzo, ma c'è uno. Già ignorante di suo. Così è proprio il top di ignoranza, ragazzi. Cioè, pure le luci strobo così che passano. Ci sta. È molto meglio dell'altra, devo dire la verità. Non è proprio una mimetica bella, è proprio una mimetica ignorante. Ci sta, nel senso, cioè, è carina. Se ce l'avessi la userei. O come in quella avrei usata nell'SG12 all'epoca, quando avevo bisogno di utilizzarlo. Allora non penso utilizzerò l'SG12 di nuovo. Raga, ma io me ne sto in questa zona qua. Mamma, questo l'abbiamo rotto. Godo. È il caso di andare. Siamo 9-0 con sto pompa. What? Ma che cazzo? L'hanno potenziato. Oh, è cambiata ancora. Guardate, sono cambiati i colori. Raga, ma hanno potenziato sto pompa? Non capisco. Non capisco. Cioè, sta succedendo tutto troppo in maniera. 11-0 con sto pompa non si era mai visto. La emetica è molto ganza, però sono. Sono più colpito da quello che è la situazione a livello di kill. Ho chiamato le streak, ragazzi, perché tanto non farò mai il nucleare sta partita. Quindi è inutile anche che giochi, diciamo, solo con le armi, perché tanto mi ammazzeranno. È inevitabile come cosa. La doppia, what? No, ragazzi, questa partita è la partita più fortunata veramente della storia, cioè. No, mi hanno chiuso, cazzo che sfiga insieme. E vabbè, ci siamo fatti questo 15-0. Non lo buttiamo, ecco, voglio dire. Comunque la emetica è rimasta così, raga. È rimasta così. Ci sta, ripeto, ci sta, è bella, bella cazzuta. Non è una emetica, ripeto, spettacolare, bellissima, eccetera, però non fa schifo, ecco, è abbastanza ignorantina. In tutto ciò siamo primi, l'SG12. Ma dai, ma mi ha dato un colpo e mi spara anche sul cadavere, sto vergine. Chi illuminati tuo padre? Mi ha dato un colpo quel tipo, ragazzi, cioè. Fatto starà rosicando che gli ho fatto quelle 15 kill contro. Non è lui. È qua dentro il tipo, secondo me, quello che mi ha sparato sul cadavere. Devo trovarlo. Gli devo sparare sul cadavere per difendere l'onore di Riccardo che mi ha prestato appunto l'account. Muore. 28, raga, minchia, li stiamo detonando, cioè. Ma ragazzi, ma per me l'hanno potenziata quest'arma. Cioè, quando lo usavo io per fare Yejo non era così forte. Adesso faceva cagare. Cioè, in realtà, l'hanno, da quel che so adesso, parlando, cioè, di cose serie, l'hanno depotenziata e basta quest'arma. Cioè, hanno depotenziato il farettino, quella roba là. Quindi non capisco come faccio a essere così forte. Vai. Guarda come si era messo, Cristo. Ma ragazzi, c'è un apro, io lo tiro. Che vi devo dire? Cioè, lo tiriamo, sto apro. Ok, boh, questa è la versione finale, credo. Non penso cambierà più, ragazzi. Penso sia questa la versione finale. Dacci la pappa. Cosa c'è? L'HCXD, wow. Mamma l'HCXD. Ora sì che la partita prenderà una piega diversa. Muori. Merda. Ok, c'è gente qui dentro. Ma non è lui. Io sto cercando chi Illuminatix che mi ha sparato sul cadavere per rendergli i colpi sul corpo, ma non vi. Madonna mia. Tu muori. Pure tu. Minchia, ma questo gli ha dato due colpi. Com'è possibile? No. Dai, non ci posso credere, raga. Che bucio di culo questo qua. No, questa kill non ha. Cioè.
Mori. Le ultime due, facciamo. Mori. Illuminati di merda, mori. Olè. Ragazzi, io direi che il video può finire qui. Fighe queste varianti, fighe. Fatemi sapere cosa ne pensate riguardo quello di cui avevo parlato prima, appunto. E riguardo la faccenda, appunto, delle possibili varianti che non si conoscono. E niente, lasciate un bel like, ragazzi. E ci becchiamo al prossimo video. Ringrazio ancora Riccardo. Alla prossima, bella. Ciao.